Io sono stato ieri al meeting di Rimini, che è una bellissima realtà organizzata dai ragazzi di Comunione e Liberazione, migliaia di volontari. È una bellissima esperienza che ascoltano tutti con interesse, a prescindere dalle idee, e difficilmente contestano qualcuno. Ieri uno degli ospiti è riuscito a farsi fischiare dalla platea del meeting di Rimini, Enrico Letta. Enrico Letta è riuscito in quello che mai in passato era riuscito a qualcuno, perché ha esternato una sua idea che non so dove gli sia arrivata, perché neanche a pensarci di notte a ora tarda dopo 6 gin tonic riesci a arrivare a una roba del genere. Enrico Letta ieri a una platea composta da studenti, da insegnanti, da genitori, da imprenditori, ha proposto che la scuola dell'obbligo debba andare dai 3 ai 18 anni. Cioè ci vuole l'asilo dell'obbligo e il liceo dell'obbligo. E si è preso i fischiazzi, ma è giusto. Perché se un ragazzo a 16 anni vuole andare a lavorare, lo Stato glielo deve impedire per tenerlo a scuola? Perché le famiglie che hanno già enormi difficoltà economiche devono mandare, magari anche se potrebbero far diverso, un bimbo di 4 anni all'asilo dell'obbligo? Ma questa è la mentalità statalista, centralista, burocratica, dove per tutti decide lo Stato. Prima dello Stato, per me, vengono le donne e gli uomini, le mamme e i papà, i cittadini, le persone.